Presentato questa mattina il programma della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza per il 2014. I punti forti saranno il completamento dei lavori nel complesso dei Salesiani e la collaborazione con il MIC per un progetto sulla ceramica contemporanea. La Fondazione è pronta a presentarci questo programma 2014. Partiamo prima di tutto 2013. Com'è andato? Ma nonostante un anno complicato, difficile, purtroppo lo vediamo anche dalle ricadute sull'economia locale, devo dire che l'anno si chiude bene perché chiudiamo con un patrimonio aumentato e con le erogazioni sul territorio che sono uguali esattamente a quelle dell'anno precedente. E questo è importante perché vuol dire che siamo riusciti anche in alcuni settori a sostenere alcuni ambiti molto delicati, penso a tutto il mondo del disagio che è emerso in questo momento di problemi economici. E questo è significativo. Dall'altro siamo riusciti a tenere alti i valori degli investimenti su cultura, istruzione e ricerca, che sono un po' anche la possibilità di guardare un po' avanti nel futuro. Per il 2014 mi sentirei di dire che siamo tutto sommato ragionevolmente ottimisti anche per il grosso investimento che stiamo facendo sui Salesiani. I cantieri sono avviati, assolutamente per fine maggio vogliamo aver finito e giugno aprire con tutta una serie di iniziative che coinvolgeranno la città, perché pensiamo che sia un patrimonio della nostra città che viene restituito alla città. E a parte i Salesiani, altri progetti? Ma mi piace citare una cosa che faremo col MIC, nel MIC, perché di fatto finanzieremo, realizzeremo assieme appunto al MIC la sezione permanente di contemporanea, che è una novità, e questo è nato anche in maniera un po' casuale perché visitando con la direttrice i sotterranei, che sono i depositi, è constatato la presenza di tutte queste opere contemporanee di valore internazionale. Quindi ci sarà, penso, per il periodo di settembre, quindi quando ci sarà Argillà, l'apertura di questa sezione contemporanea permanente. Questa penso sia una buona opportunità, anche perché è un ambito che attrae molti visitatori e persone interessate dall'estero. Tornando un attimo ai Salesiani, quali sono gli interventi che state facendo? Beh, gli interventi sono importanti perché stiamo ristrutturando Palazzo Naldi, che è il nucleo storico dove andremo a stare come fondazione, prenderà alla luce il pre-incubatore di impresa, ma soprattutto è un'operazione, un consiglio, l'ultimo consiglio, una collega ha definito un'operazione a chilometro zero, nel senso che stiamo coinvolgendo tutte le aziende locali e questo ne sono molto contento perché questo periodo in cui dobbiamo mettere un po' di soldi in tasca ai nostri concittadini mi sembra una buona opportunità, anche dal punto di vista progettuale, nel senso che sono coinvolti tutti gli architetti giovani, giovanissimi della nostra città, che stanno facendo un'esperienza importante di cose anche molto belle, quelle si vedranno poi anche nei prossimi mesi. Quindi anche per il 2014 la Fondazione sarà impegnata a mantenere viva la struttura sia economica che culturale di questa Faenza? Sì, certamente che sì, soprattutto vogliamo restituire una parte importante del patrimonio della nostra città ai cittadini. E questo è un modo un po' anche diverso di fare fondazione, nel senso non solo l'erogazione per quella o quell'altra necessità, cosa che devo dire mi piace fino a un certo punto, ma è di fatto un investimento nel lungo periodo. Francesca Diletta per Faenza Web TV.